very happy that I am very happy, lo ripete all'infinito Mohamed Salem riferendosi al suo arrivo in Italia. Per lui è la salvezza e condanna fermamente il terrorismo e cosa è accaduto a Parigi. Il giovane Mohamed da 3 mesi è rifugiato in Irpinia, ancora non si è scontrato con le varie difficoltà dovute all'integrazione, ma è più sereno e vive senza subire ordini e minacce. Che già dalla scuola, la sua regione e nella sua città erano presenti i terroristi, i talebani, appunto minacciavano di morte i genitori perché non dovevano portare questi ragazzi a studiare a scuola, ma soprattutto per chi studiava l'inglese. Insomma, la minaccia era molto, molto forte, quindi già da piccoli, insomma, sono nati nel terrore e quindi, come ha detto lui, ha deciso di andare in Libia anche per studiare. E poi in Libia, come vedremo, insomma, sono nati altri problemi. Ha soli 23 anni ed ha deciso di lasciare la sua famiglia e la sua terra di origine nella speranza di un futuro migliore. In Pakistan i talebani gli hanno reso la quotidianità invivibile. Ai tanti ragazzi come lui veniva proibito di parlare l'inglese, facendoli allontanare da ogni abitudine occidentale. La sua famiglia ha deciso di farlo andare via in Libia per lavorare e studiare ingegneria. Ma poi anche lì la situazione è precipitata, al punto che Mohamed si è imbarcato nel lungo viaggio verso l'Italia. First of all, we work in the company. Sono arrivato in Libia e ho trovato lavoro presso una grande compagnia. Questa compagnia era situata vicino a un carcere, praticamente c'è stato un forte attacco al carcere e loro si sono sentiti in pericolo di vita e quindi hanno iniziato a pensare di venire in Italia. Questa compagnia per cui lavoravano, comunque lui ha lavorato 4 mesi, hanno pagato solo un mese. E quindi, insomma, trovatesi in questa condizione di pericolo, lui ha deciso, dice, andiamo in Italia. Muslim, they kill, terrorists, they kill many people, Charlie Hebdo, the newspaper, no? So what do you think about this situation? According to you, your position about I have this? no like them. I have no Io sono I contro di against them. loro. Ecco il motivo perché io sono So venuto qua, perché io sono contro questa gente, quindi me ne sono scappato appunto per questo che compiono. Oh, this is not good thing. Non è una cosa buona quello che hanno fatto i terroristi, We quindi live with peace. bisogna vivere in pace, anche se loro hanno scritto di Charlie Hebdo tutto, comunque non andavano massacrati come è stato fatto.